Dall'articolo WordPress, morte di Giuliano, 26 giugno 363 d.C. Il 26 giugno del 363 d.C., durante la ritirata verso Samarra, l'esercito romano venne attaccato a più riprese dai persiani. Nella mischia furibonda, l'imperatore filosofo Flavio Giuliano accorso prontamente ad incoraggiare i suoi uomini, ma senza la protezione della corazza rimase mortalmente ferito da una lancia scagliata da mano ignota. Il 1 aprile 363 d.C., al comando di un poderoso esercito, Flavio Giuliano era entrato in territorio persiano, deciso a sferrare un colpo mortale al regno di Shapur II, da secoli una spina nel fianco nell'impero romano. L'Augusto, per portare a compimento l'impresa, aveva diviso il contingente ai suoi ordini, affidando parte delle sue truppe ai generali Procopio e Sebastiano, che avrebbero dovuto raggiungere la Siria passando lungo il corso del Tigri, attraverso l'Armenia e la Cordene, mentre egli si dirigeva a sud lungo la riva dell'Eufrate. In solo 2 mesi l'esercito romano guidato da Giuliano aveva raggiunto Ctesifonte, la capitale degli avversari sasanidi, senza tuttavia riuscire a impegnare in una battaglia campale decisiva le forze del nemico. Ctesifonte era stata conquistata e saccheggiata altre volte dai romani, ma in questa occasione le possenti difese della città convinsero Giuliano dell'inutilità di porre un assedio, anche per evitare di essere colto di sorpresa alle spalle dall'esercito di Shapur II. L'imperatore decise allora di andare incontro all'armata persiana e ordinò di ritirarsi, sperando anche di ricongiungersi al più presto con l'armata di Procopio e Sebastiano per affrontare i sasanidi con tutti gli effettivi. La marcia di ritorno fu però durissima per il caldo soffocante e la mancanza di rifornimenti. I persiani sasanidi adottavano una tattica di guerriglia, facendo terra bruciata sul percorso della colonna romana e limitandosi ad improvvisi attacchi a sorpresa, evitando con cura lo scontro in campo aperto che sicuramente avrebbe volto al peggio le loro speranze. Sinistri presagi sul destino dell'imperatore si erano susseguiti nei giorni precedenti. Nella notte fra il 25 e il 26 giugno, nella sua tenda, mentre era intento a scrivere e meditare, Giuliano raccontò agli amici di aver visto confusamente l'immagine del Genius Publicus, che gli era già apparsa nelle Gallie 3 anni prima, quando stava per essere elevato alla dignità di Augusto. Solo che questa volta il Genius Publicus si allontanava dalla tenda in atteggiamento triste, con il capo e la cornucopia avvolti da un velo. Turbato dalla visione, Giuliano iniziò a pregare gli dèi e fu allora che gli sembrò di vedere una fiaccola ardente solcare il cielo, simile ad una stella cadente che egli interpretò come l'astro di Marte. All'alba gli aruspici furono convocati e consultati sul significato della stella cadente. Essi risposero che si doveva evitare qualsiasi impresa. Dopo l'apparizione di una fiaccola in cielo, non si doveva né ingaggiare battaglia né compiere alcuna azione del genere. Ignorando volutamente il parere contrario degli aruspici, come sempre faceva quando aveva già preso una decisione, Giuliano non volle comunque ritardare la partenza e ordinò di levare le tende, andando incontro al suo triste destino. Verso mezzogiorno, mentre dalle alture circostanti i persiani spiavano la marcia dei loro nemici, la lunga colonna romana arrivò alla desolata pianura di Maranda. Proprio allora i persiani aprirono le ostilità. Giuliano fu avvertito che la retroguardia era stata attaccata. L'imperatore voleva sempre essere al centro dell'azione per sostenere e incoraggiare di persona i soldati. Per la fretta, Giuliano trascurò di indossare la lorica e prese con sé solo uno scudo. Mentre si dirigeva a cavallo verso la retroguardia, venne a sapere che anche l'avanguardia era stata attaccata. Incurante del pericolo che correva, insieme alle sue guardie del corpo, Giuliano accorreva ovunque per incitare i suoi uomini con le parole e con l'esempio. Ad un certo momento, anche la parte centrale dello schieramento venne assalita dalla cavalleria corazzata dei persiani e dagli elefanti da guerra. Lo scontro si fece durissimo. Improvvisamente, nella confusione generale, una lancia persiana colpì al fianco destro l'imperatore Giuliano, penetrando profondamente fra le costole. Giuliano si ferì le mani per estrarre la lancia dalla ferita e cadde da cavallo. Fu subito soccorso dagli uomini del seguito e portato nella sua tenda per essere affidato alle cure dei medici.
Poco dopo, essendo diminuito il dolore, chiese ancora le armi e il cavallo per ritornare in battaglia, preoccupato per le sorti dei suoi uomini, che nel frattempo, venuti a conoscenza che l'imperatore era stato ferito, in preda all'ira e alla disperazione, combattevano invece con rinnovato vigore. Caddero in quella battaglia 50 nobili e satrapi persiani, assieme a un grandissimo numero di soldati semplici. Morirono, fra gli altri, i famosissimi generali Merena e Noodare. La ferrea volontà di Giuliano non era però più sorretta dalle forze. Debilitato per la perdita di sangue, fu costretto a rimanere sdraiato mentre il suo medico personale, Oribasio, constatava la gravità della ferita. Perse infine la speranza di sopravvivere quando venne a sapere che il luogo dove era stato colpito si chiamava Frigia. Infatti in passato gli era stato vaticinato che in Frigia sarebbe morto per la volontà del destino. Anche la notizia della morte in battaglia del suo amico e magister officiorum Anatolio provocò un ulteriore dolore al morente imperatore. Giuliano, dice Ammiano Marcellino, che partecipava alla spedizione, che giaceva nella tenda, parlava a quanti gli stavano attorno, abbattuti e tristi. «È arrivato, amici, il momento assai opportuno di uscire dalla vita. Giunto al momento di restituire alla natura, che la richiede, come un debitore leale mi rallegro e non mi rattristo né mi addoloro, poiché ben so, per opinione unanime dei filosofi, quanto l'anima sia più felice del corpo, e penso che ogni volta che una condizione migliore venga separata da una peggiore, dobbiamo rallegrarci, non dolerci. Non mi pento di quanto ho fatto, né mi sfiora il ricordo di qualche delitto, sia nel periodo di quando ero costretto all'oscurità e alla miseria, che dopo essere stato assunto all'impero ho conservato pura la mia anima, che penso tragga origine dagli dei immortali ai quali è affine. Né mi vergogno di ammettere che da tempo sapevo, in seguito ad una profezia sicura, che sarei morto di ferro. Perciò adoro la divinità eterna, perché non muoio in seguito a insidie nascoste, né dopo una lunga e dolorosa malattia, né condannato come un criminale, ma perché ho meritato questa splendida fine in mezzo al corso della mia fiorente gloria. Infatti è giustamente considerato pauroso e ignavo chi desidera la morte quando non è necessario, come chi la evita quando è opportuna. Nel frattempo tutti i presenti piangevano, ma Giuliano, che conservava ancora tutta la sua autorità, le rimproverava, affermando che era da vili piangere un sovrano che si stava ricongiungendo al cielo e alle stelle. Essi perciò tacquero ed egli discusse profondamente con i filosofi Massimo e Prisco sulla nobiltà dell'animo. Ma essendo troppo aperta la ferita al fianco, dove era stato colpito, ed impedendogli l'infiammazione del sangue di respirare, spirò serenamente, nel cuore della notte, all'età di 32 anni. Era quasi la mezzanotte del 26 giugno 363 d.C. e il paganesimo antico, ancora molto radicato nella società romana, dopo soli 20 mesi di regno, perdeva il suo ultimo difensore e una delle figure più colte e rappresentative del suo tempo. Con la morte di Giuliano, che era privo di eredi e non lasciò indicazioni per la sua successione, si estingueva anche la dinastia costantiniana. Il candidato più indicato alla successione sarebbe stato Saturnino Salustio, il prefetto del pretorio, che però rifiutò la porpora. La scelta dei generali cadde sul Cristiano Gioviano, il comandante dei Protectores Domestici, la guardia imperiale che per salvare ciò che restava dell'armata si affrettò a stipulare un mortificante accordo di pace coi persiani, a cui cedette 15 fortezze, fra cui Singara, Nisibis e Castra Maurorum, e 5 province al di là del Tigri, l'Arzanena, la Moxena, la Zabdicena, la Erimena e la Corduene. Misteriosa rimase l'identità di colui che assestò il colpo mortale a Giuliano, per quanto l'ipotesi più probabile è che si trattasse di un cavaliere persiano. Negli anni successivi ci fu chi parlò di un sicario, forse cristiano, incaricato di eliminare l'imperatore nell'ambito di una congiura di palazzo, ed altri attribuirono l'assassinio ad un soldato romano esasperato dalla fame e dalle sofferenze.
Come attestato dallo storico Eutropio, che aveva partecipato alla spedizione contro i Sasanidi, dopo la morte Giuliano fu divinizzato tramite il consueto rituale della consecratio e divenne oggetto di particolare venerazione negli ambiti dell'aristocrazia pagana e tradizionalista. Il corpo di Giuliano fu scortato da Procopio fino a Tarso e sepolto in un piccolo mausoleo che sorgeva accanto ad una villa suburbana, alla periferia della città, secondo le disposizioni che l'imperatore filosofo aveva dato quando era ancora in vita. Il mausoleo sorgeva di fronte alla tomba di un imperatore pagano e anticristiano, Massimino Daia, sulle rive del fiume Cnido. Sulla lapide funeraria Gioviano fece incidere questa iscrizione: «Dalle rive del Tigre impetuoso, Giuliano qui è venuto a riposare, al tempo stesso buon re e valoroso guerriero». Bentornati e bentornate nel podcast di Quei Bravi Nerdazzi. Giuliano l'Apostata è divenuto un personaggio molto amato nella mia mitologia personale, l'ultimo imperatore pagano di un impero romano che si avviava di lì ad un secolo, o poco più, verso il disfacimento della parte occidentale. Un novello Alessandro Magno, le cui fatiche dimostrano quanto l'impero romano, che la narrativa scolastica dipinge come ormai debole e imbelle, si rivela ancora potente e micidiale negli ultimi secoli della sua storia, quantomeno della sua storia occidentale. In grado di invadere con slancio le terre dell'unico vero nemico, la cui potenza poteva dirsi pari alla maestà dell'impero dei Cesari Augusti. Il podcast Storia d'Italia compone un ritratto dell'imperatore Giuliano, apostrofato apostata dai cronisti cristiani postumi, meravigliosa, accattivante ed incredibilmente appassionante. Vi consiglio vivamente, magari anche in ottica GDRistica se voleste ambientare un'avventura ai tempi dei Romani o perché no proprio all'ex Arcana, di ascoltarvi le meravigliose e appassionanti puntate del podcast Storia d'Italia. La storia della campagna di Giuliano l'Apostata contro i potenti Sasanidi dell'impero persiano, dominato da Shapur, è davvero emozionante, quasi paragonabile all'Anabasi di Xenofonte e a tratti paragonabile alle campagne di Mega Alexandros, Alessandro il Grande. Tuttavia a nulla valse, ahimè, il valore e la visione d'insieme di questo inaspettato imperatore guerriero, ultimo grande fra i pagani dell'impero romano. Ahimè, Giuliano si era convinto che gli dei proteggessero lui e la sua campagna militare, quasi da renderlo certo del successo delle sue azioni, come dargli torto dopo aver condotto con successo le armate romane nel cuore dell'Iran del tardo impero romano. Tuttavia, non aver indossato la corazza gli fu fatale. Certo, le ipotesi di complotto da parte di un entourage di ufficiali cristiani volto al suo assassinio rende l'elemento corazza forse superfluo, poiché magari sarebbe stato vittima di un assassinio comunque in qualunque momento, ma non siamo qui per analizzare le cause storiche della morte di questo incredibile personaggio storico di cui mi sono profondamente innamorato, ma del fatto che se forse avesse deciso di indossare la corazza in quella specifica occasione, magari quella lancia che gli trafisse il costato sarebbe potuta essere rimandata abbastanza a lungo da permettergli di imporre accordi ai Sasanidi vantaggiosi per l'impero e di pacificare così il confine orientale, concedendogli inoltre di riformare il dominio romano ancora per anni e forse, con le sue riforme amministrative e religiose, di arrestare l'avanzata cristiana in tutte le maglie dell'impero. Ma noi, come abbiamo detto, non siamo qui per analizzare la storia con i se e con i ma per parlare di come gestire corazza e punti ferita nei nostri amati giochi di ruolo. Un sospiro, quindi, tutti insieme, per il povero, grande e prematuramente scomparso Giuliano, detto l'Apostata, imperatore dei Romani, ultimo pagano. Io sono Claudio, Moidart GM, e in questo episodio per la rubrica La Forgia dei Demiurghi parleremo di armature e punti ferita, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Facebook, YouTube e Twitch, dove giochiamo live le nostre campagne ai giochi di ruolo. Abbiamo risolto i problemi di audio e ora sono decisamente più godibili. Per voi magari è questione di un attimo cliccare su segui nelle vostre piattaforme podcast preferite, ma per noi è importantissimo il feedback. Lasciate un commento se potete, giusto un minuto, o una valutazione al podcast, ve ne saremo profondamente grati. E ora, sigla!
giusto per la cronaca, sono reduce da un pranzo devastante in cui c'erano più bottiglie di vino che partecipanti, per cui vorrete scusare la voce forse un po' impastata. I punti ferita, la salute, la resistenza, i livelli di salute e le ferite sono un fattore determinante per comprendere come un gioco di ruolo determina la dinamica di combattimenti e in generale l'andamento della narrazione di una campagna. In un Dungeons & Dragons i punti ferita aumentano drasticamente e continuativamente livello per livello, permettendo ai nostri personaggi giocanti di incassare ferite terribili, ma rimanendo comunque in grado di agire più o meno liberamente per molti round, in un epico combattimento anche contro molti nemici o contro avversari dalla potenza spaventosa, in grado di scagliare i personaggi a destra e a manca in un combattimento terrificante e sanguinoso. Dungeons & Dragons mette di conto che i personaggi siano in grado di incassare appunto ferite anche massive, essendo letteralmente avvolti dalle fiamme, piantati nel muro, oppure i personaggi potrebbero essere trafitti da più frecce di quante Boromir potesse anche solo sognare e rimanere reattivi. In un gioco come Warhammer Fantasy, invece, il gioco impone una mortalità ben più spiccata, sottolineando l'importanza di un equipaggiamento difensivo in grado di resistere a danni ingenti e potenzialmente mortali. I vampiri alla maschera dei personaggi sono potentissimi immortali non morti, in grado di incassare facilmente i colpi di arma da fuoco o inflitte da armi comuni. Ma il gioco, Vampiri alla Masquerade, differenzia profondamente le tipologie di ferite in danni letali, aggravati, superficiali. Se esse sono inflitte infatti da una fonte di fuoco, di luce solare diretta o da elementi influenzati dal tratto vera fede, allora si riveleranno essere ferite letali anche per un non morto immortale, discendente di Caino. In linea di massima si potrebbe valutare un gioco di ruolo, le tematiche che lo riassumono e gli elementi di eroismo o mortalità proprio dal modo in cui vengono gestiti i punti ferita e le protezioni atte ad incassare danni o ad evitare di essere effettivamente colpiti. In Dungeons & Dragons le corazze servono solo ad aumentare la difficoltà per colpire un avversario o un personaggio, senza che vadano ad intaccare l'ammontare di punti ferita inflitti o subiti. Questo perché Dungeons & Dragons rimane un gioco di ruolo eroico in cui ferite potenzialmente letali spesso non vanno ad impensierire troppo il giocatore, poiché il rapporto fra i danni subiti e l'ammontare di punti ferita del personaggio non sono mai preponderanti. In definitiva, in Dungeons & Dragons, qualunque sia l'edizione, fondamentalmente ci si aspetta che il personaggio o che i personaggi siano in grado di incassare una grande quantità di danni prima di essere effettivamente messi fuori gioco. In un Sine Requiem, invece, dove la mortalità è estrema e la possibilità di perdere il proprio personaggio sempre dietro l'angolo, l'ammontare di danni sostenibile è decisamente inferiore e più sottile, tanto che una sola fucilata, una sola pallottola potrebbe mettere il personaggio fuori gioco. La differenza nella gestione e nella presentazione dei sistemi di salute dei giochi di ruolo è specchiabile nella caratterizzazione che gli stessi fanno del concetto di morte e pericolo insito nell'ambientazione e quindi nel sistema di regole. Appunto, in un Sine Requie, Warhammer Fantasy, si sottolinea la realisticità degli scontri, tant'è che è relativamente facile morire, perdere un arto o addirittura morire dissanguati. In questi giochi un solo proiettile, verrettone di balestra, colpo di spada o di mazza è sufficiente per andare a contare le margherite dal basso o a far compagnia ai vermi. In D&D invece non è la morte a battere il ritmo della narrazione, ma l'eroismo delle gesta dei personaggi. Certo, anche in D&D si muore, ma con una cadenza e con una probabilistica assai inferiore, non per errore o per grossolaneria, ma per la volontà di concedere ai personaggi una seconda, terza occasione per rispecchiare quella che è, in fondo, probabilmente l'anima eroistica appunto del gioco. Altri GDR, come Wrath & Glory, permettono di lanciare un tot ammontare di dadi per assorbire il danno inflitto anche da armi micidiali. In questo gioco di ruolo ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 esiste la caratteristica di grinta, che, come la disciplina vampirica ad esempio di robustezza,
concede la possibilità di assorbire danni, a prescindere dalla corazza, anche devastanti, inflitti al personaggio. La spiegazione del funzionamento effettivo di tali meccaniche suggerisce molto di come il gioco di ruolo in questione tratti la capacità di assorbire danni da parte dei giocatori, dei personaggi dei giocatori. In Wrath and Glory il punteggio di grinta permette appunto di assorbire o di quindi ignorare i danni inflitti anche da armi di distruzione spaventosi come armi plasma o termiche, grazie a volontà e determinazione folli. Mentre la robustezza di vampiri simula la sovrannaturale resistenza del corpo di un immortale non morto alla resistenza a punte danni. Tutto questo per dire cosa? A seconda del GDR che stiamo giocando, sarà diversissimo il modo in cui noi narratori gestiremo l'infliggere di danni al nostro gruppo di giocatori. In vampiri potrò magari sbracarmi parecchio durante una sparatoria, conscio che i miei PG saranno in grado di assorbire, addirittura dimezzare, gran parte dei danni inflitti da armi comuni, cosa che renderà alla perfezione il fatto che siano immortali vampiri discendenti del progenitore Caino. In un cyberpunk invece dovrò fare attenzione. Dovrò fare attenzione a cosa? Al mix di ripari, armature e innesti a disposizione dei miei giocatori per bilanciare in maniera funzionale uno scontro o un combattimento. In un gioco di ruolo invece come Deathwatch, anch'esso figlio di Warhammer 40.000, in cui interpretiamo Space Marine Adeptus Astartes della Deathwatch, branca militante dell'Inquisizione del Lordo Xeno, potremmo sparare molto più alto nel calibrare l'entità di uno scontro. I miei giocatori in Deathwatch appunto interpreteranno semi-immortali guerrieri Space Marine coperti di una corazza che amplificherà di diverse volte la loro già smisurata potenza, e questo mi spingerà a scagliargli contro orde di decine, o se mi va, dipende dall'entità del gruppo, centinaia di determinate tipologie di avversari per volta, nella stessa sessione, conscio che il mix di punti ferita e potenza d'assorbimento della corazza li renderà comunque dei maledetti treni assassini che si faranno largo anche in mezzo ad un intero battaglione meccanizzato. Facendo un attimo quindi il punto della situazione, dobbiamo conoscere e fare nostra l'anima dell'ambientazione per capire il sistema regolistico che la gestisce, come gestire quindi i punti ferita e la capacità di resistenza dei nostri personaggi giocanti. Dungeons & Dragons è un gioco medievale fantasy eroistico, per cui i personaggi saranno coinvolti in combattimenti eroici, in grado quindi di rialzarsi, i personaggi giocanti appunto, e combattere anche dopo aver subito ferite altrimenti mortali, accompagnate da descrizioni che ne sottolineano l'eroicità, come quasi fossero supereroi Marvel che rimbalzano a destra e a manca contro porte e colonne, restituendo colpo su colpo. A livelli alti, parliamoci chiaro, certo non al terzo livello. D&D mantiene comunque un tasso arbitrario, a seconda della volontà del narratore, di mortalità entro, ma secondo me, i primi 5-8 livelli. Poi chiaramente tutto va a seconda di come il gioco viene interpretato sia dai giocatori che dal Dungeon Master e dal tema portante dell'ambientazione della campagna che stiamo giocando. In altri giochi che abbiamo nominato, come Warhammer Fantasy, gli equipaggiamenti sono fondamentali perché i punti ferita aumenteranno lentamente e di poco, giusto qualche punto durante la campagna. Sempre il personaggio rischierà di morire per un colpo ben assestato o giusto un paio se i dadi gli dicono di no, soprattutto se inflitto da avversari non umani, mostruosi o dotati di armi a polvere nera o magia. E questo è il caso di un GDR in cui l'equipaggiamento difensivo risulta fondamentale, al contrario di un Dungeons & Dragons in cui la classe matura arrivati a un certo livello è più o meno relativa. Poi chiaramente bisogna mettere in conto eventuali equipaggiamenti incantati e magici, ma quello appunto è molto soggettivo a seconda del narratore, del gruppo, di come si gestiscono, diciamo, questi ambiti. Magari un giorno ne parleremo in una puntata dedicata proprio agli oggetti magici. In Warhammer Fantasy Roleplay le armature non influiscono, anche giustamente da una parte, sulla difficoltà per colpire, ma offrono solo assorbimento rispetto ai danni inflitti.
Il nostro povero imperatore Giuliano del nostro intro avrebbe beneficiato sicuramente di una corazza e chissà come ne sarebbe stata riscritta la storia. Vabbè, mi tengo per me le lacrime per questo imperatore filosofo. Questo per dire che gli equipaggiamenti difensivi sono fondamentali e secondo me durante una descrizione, una narrazione, dovrebbero essere sottolineati in quanto appunto ricopritori di un aspetto tanto importante del gioco. Giovanni de' Medici, Giovanni dalle Bande Nere, di cui sicuramente avrete sentito parlare, terrore dei Lanzichenecchi del Fürsberg, morì a causa di un colpo di falconetto alla gamba, testimone, questo evento, di un'epoca in cui le armi cominciavano davvero a surclassare la capacità delle corazze di assorbire e deflettere gli attacchi nemici, ma in questo caso stiamo parlando di un falconetto, un piccolo cannone. Ma a quell'epoca ancora i colpi delle fucilerie, diciamo, in dotazione ai soldati appunto dell'epoca, venivano ancora in parte, a seconda della distanza, deflesse o incassate dalle corazze, dalle armature. Fatti tutti questi discorsi, quando ci troviamo a dover preparare uno scontro, dobbiamo avere ben chiare le meccaniche regolistiche di rapporto fra punti ferita e danno inflitto dalle armi, fra capacità d'assorbimento delle corazze e potenza di penetrazione delle armi. Solo così saremo in grado di presentare, proporre uno scontro bilanciato e di sottolineare quale avversario in mezzo a tutti gli altri sia in effetti il più pericoloso per abilità o per potenza d'arma. Se siamo prossimi ad uno scontro con un boss di una campagna, dovremmo stare attenti a tutti i fattori sopracitati. Se volessimo eventualmente inscenare un combattimento preliminare prima del boss, questo ci permetterà di organizzare scontri in vista di quello definitivo senza spezzare eccessivamente la capacità di resistenza dei nostri PG, altrimenti arriveranno al boss e ne verranno fatti a pezzi. Se abbiamo invece bene a mente tutto ciò di cui abbiamo accennato chiaramente a grandi linee finora, arriveremo al boss, per così dire, le cui caratteristiche a regola ci dovrebbero essere ben chiare, in grado di proporre uno scontro molto ben bilanciato. Come ormai ripeto alla noia, queste chiacchiere sono generiche, soggettive e non eccessivamente approfondite, per cui se siete interessati eventualmente all'argomento, a questo o ad altri, l'argomento della giornata, se vogliamo dirlo, è bilanciare gli scontri, se così vogliamo dire, fatecelo sapere in un commento o in un messaggio. Magari torneremo sulla questione in episodi futuri. Di nuovo vi invito a premere segui sulla vostra piattaforma podcast di ascolto, di lasciare una recensione qualora questa, la piattaforma appunto podcast che state utilizzando, lo permetta, e di mettere delle stelline o un mi piace alla pagina del nostro podcast, o di condividerla con compagne e compagni che ne potrebbero beneficiare. Per noi sapere cosa ne pensate è incredibilmente importante. Grazie. Un'ultima cosa, giusto. Per esperienza personale è soddisfacente per i personaggi del nostro gruppo, per i giocatori, sapere cosa indossano come corazza, per cui spiegare che prima di indossare un'armatura a piastre che magari faticosamente sono riusciti a comprarsi, c'è bisogno di un corpetto imbottito chiamato gambesone, zupparello, gambeson o subdermalis nel caso delle ambientazioni di epoca classico-antica. Potrebbe essere utile alla caratterizzazione dell'estetica del personaggio. Ad esempio, il giacco di maglia o giaco di maglia non è che un gambesone, quindi un'armatura imbottita di strati di stoffe imbottite sovrapposti, rinforzato di ritagli di cotta di maglia ad anelli piatti rivettati sul torace o attorno alle ascelle. Cercatele queste parole chiave eventualmente su internet per avere immagini oppure comunque esempi di ciò di cui stiamo parlando. Sotto un elmo, invece, ad esempio, si indossava un'infula imbottita di gambeson, oltre, spesso, ad un camaglio o gorzarino di cotta di maglia. Sono dettagli e piccolezze, me ne rendo conto, non sono mica necessarie per giocare di ruolo, però rendono più realistico l'universo dei combattenti nei giochi di ruolo a tema fantasy medievale. Per questo episodio, amici miei, è tutto. Da Moider TGM un saluto, e che gli dè, anzi no, fermi tutti. È probabile, è possibile, non probabile ma possibile, che la prossima settimana non sarò in grado di
pubblicare una puntata del podcast. Diamine, ce la metterò tutta come ho fatto finora. Siamo a 50 e passa episodi e raramente mi sono interrotto, quasi mai. Tuttavia c'è tutta una serie di impellenze che potrebbero in effetti impedirmi di mantenere la regolarità, giusto nelle prossime settimane, di questo podcast. In ogni caso, spero che aspetterete le prossime puntate con trepidazione e con affetto. Ricapitolando, per questo episodio è tutto. Da Moedart GM un saluto e che gli dèi veglino sui vostri tiri di dado. Alla prossima, ciao!